Il parco di Strasicura a Castiglion Fiorentino ad ospitare la serata per raccogliere fondi in occasione dell'avvio del secondo anno dell'Arezzo Ethic Academy, progetto portato avanti dalla Fondazione Mona Lisa Onlus. Il secondo anno partirà definitivamente il 24 settembre. Ovviamente quest'anno daremo una grande importanza a tutto il discorso della didattica online, quindi le lezioni saranno, appunto, si potrà permettere di frequentare le lezioni in modo in remoto e le lezioni si svolgeranno presso l'Oklahoma University, proprio presso la sede di Arezzo in piazza San Francesco. Abbiamo già diversi iscritti e continuiamo appunto con il nostro percorso di kit per essere imprenditori di domani, quindi a come si scrive un business plan, piuttosto che come si redige un buon piano marketing, piuttosto che la gestione delle soft skills, tutte, diciamo, quelle materie e quegli argomenti che possono effettivamente ai nostri giovani insegnare loro ad essere dei buoni imprenditori, nonché dei project manager del futuro in ottica etico-sostenibile. Un percorso formativo per imprenditori del domani con un'attenzione all'etica e una spinta alla nascita di nuove start-up. Diciamo che non ne ha bisogno solo questo territorio, ne ha bisogno tutto il mondo, di giovani manager che si muovano in ambito di una corretta etica. Questa è la chiave di volta di questa Academy, che è veramente importante e mi fa piacere che sia, diciamo, nel nostro territorio, perché questo ci dà la possibilità di essere ancora una volta tra i primi. Abbiamo grandi esempi imprenditoriali che già sono esempio di etica, altrimenti mai si sarebbero impegnati nel creare una scuola, appunto, che formi queste nuove generazioni con questo modello. E come Presidente della Provincia non posso che elogiare e sostenere questi progetti proprio per diffondere ancora di più questa opportunità che c'è per tutti i nostri adolescenti nel nostro territorio. Un evento reso possibile grazie al sostegno di tante aziende del territorio, oltre a Mona Lisa, anche Menchetti, Salumeria Monte San Savino, Conad, Moa, Agrisalotto e San Montana. Per i premi della lotteria c'è da dire grazie a Sara Banda, Sartoria Rossi, il dottor Nello Bindi, lo studio dentistico Alice Mazzi, autotrasportatori Sater, Cora, Pepita Abbigliamento, Cash Art, Bidini Calzature, Ristorante L'Amorosa, Panificio Sclavi, Ristorante di Monteriggioni e Italplan. Io sono convinto che bisogna darsi da fare e insieme a colleghi illuminati cerchiamo di trattenere i giovani nel nostro territorio. Sono convinto che siamo sulla buona strada, i 14 ragazzi neo usciti dal primo anno sono qui a aiutare per fare in modo che si ritrovano delle risorse per il secondo anno e ho molta fiducia in questo. Penso che sia una strada giusta, come ha detto il nostro sindaco, sia il passo giusto per vincere questo gap che esiste tra la scuola e il mondo del lavoro. Chiedere all'anima di Mona Lisa come si guarda al futuro, provando a lasciarsi alle spalle questo brutto periodo. Bisogna guardarlo positivamente, sicuramente. E nel caso dell'Ethic Academy è sicuramente una cosa bellissima dare spazio ai giovani, perché i giovani sono il futuro, sono sempre stati i giovani la spinta del cambiamento, il motore del cambiamento. Quindi è importante motivarli e dare al più possibile a loro la formazione che possa vincere tutti i problemi che ci sono oggigiorno. Senti, ti senti di consigliare ad altri ragazzi giovani, magari neodiplomati, di affrontare questo percorso? Certo, assolutamente, anche perché comunque questo corso permette di colmare quel vuoto che c'è fra la scuola e il mondo del lavoro, quindi ti permette di avere delle conoscenze trasversali e ti permette anche di interfacciarti con un mondo, un tessuto imprenditoriale che si trova appunto in provincia di Arezzo. Colonna sonora della serata il gruppo storico e sbandieratori Città di Castiglion Fiorentino e i musicisti come Luca Provenzani, Marna Fumarola e Rossano Tacconi. Thank you.